che tira segnatamente il filosofo Diego Fusaro, l'imprenditore esperto di business internazionale Alberto Forchielli, collegato con noi dalla Emilia, anche un altro imprenditore che invece è con noi in studio e lo ringrazio per questo, Mattia Mor, e invece do il benvenuto a Silvia Sardone, battagliera, consigliera comunale di Forza Italia e, piccola annotazione di carattere personale, moglie del sindaco Roberto Di Stefano, che è un eroe nel mondo del centrodestra perché ha espugnato la cosiddetta Stalingrado d'Italia. Nuovo sindaco di Sesto San Giovanni, primo sindaco del centrodestra. E quindi i prossimi 10 anni sono anni che io vedo positivi e non vedo negativi. Grazie. Mor Fusaro, vorrei coinvolgere lei, data la sua sensibilità ai temi del lavoro. Abbiamo raccontato la storia di vittime di un processo transnazionale che porta fuori le ricchezze. Le vorrei ricordare che stiamo parlando di un sito che ha oltre 100 anni, dove prima c'era l'Alstom, c'erano gli storici stabilimenti della Ercole Marelli. Certamente, vedete, la globalizzazione, la delocalizzazione, la privatizzazione, il competitivismo non sono lemmi neutri, sono chiaramente connotati in un senso preciso che va tutto a beneficio della parte dominante e tutto a nocumento della parte dominata. La delocalizzazione segnatamente pone in essere la grande legge del capitale, che è la seguente: trovare sempre qualcuno disposto a fare il medesimo a un prezzo più basso. Ecco allora che se in Italia ci sono ancora dei diritti sociali, delle tutele, tu delocalizzando e spostando le imprese altrove, puoi aggirare quei diritti sociali, far lavorare i lavoratori H24 e in questo modo costringi poi anche i lavoratori italiani, se vogliono ancora rimanere sul mercato, a liberarsi di quei diritti considerati en bloc come altrettanti oneri e altrettanti impedimenti per il mercato del lavoro deregolamentato. E allora chiaramente emerge qui la vocazione di classe nel conflitto di classe della delocalizzazione, della globalizzazione. Qual è il problema? Il problema è che ovviamente i signori del mondialismo e gli architetti della globalizzazione fanno l'elogio della mondializzazione. Il problema è che anche noi, che dovremmo contestarla e difendere il lavoro, le sovranità come luoghi del controllo politico nazionale, tutelante l'interesse nazionale dei lavoratori e degli imprenditori, siamo vittime di questi processi e di questo ordine simbolico che ci porta a tutelare l'interesse dei dominanti. Grazie Fusaro, vedo la nostra Ilaria Morani di nuovo collegata che...